Dunque, abbiamo appena presentato gli 8 vincitori di Musicultura 2024 qui nella sede Rai di Viale Mazzini con tutte le testate e i canali media partner di Musicultura della Rai. E siamo molto contenti perché la qualità di questi 8 vincitori è molto alta e altrettanto alta è la varietà delle loro proposte. Adesso il prossimo appuntamento è allo Sferisterio di Macerata, anzi prima in città dal 17 al 22 giugno. Allo Sferisterio di Macerata i giudici finali di questo anno di concorso saranno gli spettatori dello Sferisterio che votando eleggeranno il vincitore assoluto al quale andranno i 20.000 euro del premio Banca Macerata. E ci piace che anche quest'anno sul palco ci sia la rappresentazione plastica di una delle finalità di Musicultura, cioè l'apertura costante di un dialogo fra generazioni diverse, per cui sul palco insieme ai vincitori vedremo artisti che hanno già scritto pagine importanti della musica e della canzone italiana, da Enzo Avitabile, Diodato, Nada, Filippo Graziani, Serena Brancale, un giovanissimo chitarrista fenomenale che è una star internazionale, un astro nascente, Marcin, e tanti altri. Quindi vi aspettiamo, se potete fisicamente, se no seguiteci su tutti i canali Rai, radiofonicamente o televisivamente.